Ciao a tutti e bentornati nel nostro canale Tessiland. Siamo giunti all'ottava puntata della nostra rubrica Tessiland Condivision e quest'oggi analizzeremo insieme tre progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, in particolare nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio. Iniziamo subito con il primo progetto, che è quello di Barbara Capozucca. Barbara ha realizzato la borsa Alexandra, tutorial della Fata Tuttofare. Ne ha data una versione un po' sua, che però analizzeremo successivamente nel dettaglio. Ci ha raccontato che è stato davvero entusiasmante, divertente e soddisfacente realizzare questa borsa, anche perché, pensate, era la sua prima borsa, quindi dobbiamo farle davvero i complimenti perché è stata bravissima, è perfetta. Ci ha raccontato oltretutto che è stato molto semplice realizzarla, proprio perché la fata è sempre chiarissima nelle sue spiegazioni, nei suoi tutorial, che si è trovata bene con il filato, che non è certamente una borsa magari da appesantire troppo, un po' perché ovviamente quando si appesantiscono in maniera eccessiva delle borse con delle click-clack come questa, la click-clack magari può rischiare di aprirsi, ma d'altronde, insomma, con una borsa così piccola non è che possiamo inserirci moltissime cose, quindi questo rischio in realtà è relativo. Analizziamo però un po' più nel dettaglio questa borsa, il filato utilizzato è proprio come l'ha realizzato la nostra Barbara. In cosa differisce la borsa di Barbara da quella della Fata? Innanzitutto dal colore. Infatti lei ha utilizzato la variante carta da zucchero perché lo ritiene un colore tanto adatto ad un abbigliamento un po' più casual come può essere un jeans, tanto ad un abbigliamento un po' più impegnativo. Oltretutto ha utilizzato la click clack iron wood e non quella bambù, perché insomma, ecco, voleva dare un tocco tutto suo. Anche per quanto riguarda i fiori ha portato una piccola variazione, infatti ha portato degli strass per dare, diciamo, un tocco di luce un po' più reale, ma alla fine il bello di queste foto, ciò che ci colpisce di più, è proprio la versione che date voi di ogni singolo tutorial. Per questa tipologia di borsa, che è una misura di 29x15x20, Barbara ha utilizzato poco più di una rocca di Thai Sublime Luxe. Il Thai Sublime Luxe ha una varietà di colori davvero molto vasta, quindi che potete abbinare a qualsiasi accessorio, al capo di abbigliamento, che sicuramente incontrerà ad ognuno di voi i propri gusti. Oltretutto è un filato che davvero possiamo definire uno dei filati di punta del nostro catalogo Tessiland, perfetto per la realizzazione di borse e accessori in poliestere e poliammide. Ha una scorrevolezza davvero unica, quindi il lavoro verrà da sé e oltretutto però allo stesso tempo darà anche quella rigidità di cui ha bisogno una borsa. Poi, come ben sapete, ne abbiamo parlato nella puntata, credo fosse proprio la numero 6, se volete dare un maggior sostegno, supporto e rigidità alla vostra borsa, nella puntata numero 6 abbiamo trattato proprio di questo tema, quindi qualora non l'aveste già vista vi consiglio senz'altro di vederlo in modo tale, insomma, che possiate ottenere anche una borsa un po' più rigida. Si presta benissimo anche quando utilizzate dei fondi, proprio perché viene utilizzato con un uncinetto dal 3 al 4 che quindi può essere inserito tranquillamente all'interno dei fori. È un filato davvero unico che poi all'interno ha anche questo lurex che quindi permette di essere il prodotto ideale sia per chi vuole realizzare una borsa ad esempio da cerimonia e sia per chi vuole dare un po' di luccichio in più all'abbigliamento casual, diciamo ad un abbigliamento quotidiano. Quindi se volete anche voi come Barbara realizzare la borsa Alexandra potete trovare il tutorial su tutti i nostri social. Adesso però passiamo al secondo progetto, vediamolo. Il secondo progetto è di Manola Fiorini, grazie al quale possiamo trattare un tema che
la scorsa settimana ci ha proposto la signora Rita. Praticamente durante una telefonata al nostro servizio di assistenza è stato piacevole trattenersi un minuto in più perché abbiamo trattato del tema della creative therapy e abbiamo colto l'occasione di questi bellissimi amigurumi realizzati da Manola proprio per parlare di alcuni prodotti che probabilmente non tutti conoscerete, che sono prodotti che riguardano appunto l'imbottitura e quindi la creative therapy, ma ne parliamo dopo. Concentriamoci invece adesso su questi bellissimi amigurumi, pupazzetti, come li ha chiamati proprio Manola, che ha realizzato. Lei ha detto che è una passione che si augura cresca sempre di più e ce l'auguriamo senz'altro anche noi perché sono davvero notevoli. Sono dei pupazzetti realizzati con le codonne. Perché? Perché ha ritenuto Manola fosse opportuno utilizzare una tipologia di filato come questo, visto le persone a cui erano destinati, quindi dei bambini. Perché? Perché l'Ecodonni è un 100% cotone riciclato e credetemi è uno dei pochissimi prodotti presenti qui insomma in Italia che hanno questa tipologia di caratteristiche. Oltretutto l'abolizione del processo di tintura permette di ridurre davvero del 90% l'uso dei prodotti chimici. È un prodotto oltretutto che permette di realizzare amigurumi ma senz'altro anche capi di abbigliamento, in quanto ci permette di garantire la freschezza durante le stagioni un po' più calde, ma allo stesso tempo anche calore durante le stagioni un po' più invernali. Adesso però analizziamo un po' più nel dettaglio la sezione amigurumi, concentrandoci di più sull'imbottitura e quindi sulla creative therapy. Concentriamoci rapidamente sulla sezione amigurumi e dico rapidamente semplicemente perché è una sezione così vasta che merita di essere analizzata nel dettaglio e lo faremo senz'altro nelle prossime puntate. Però qualche piccolo accenno vogliamo darlo, qualche piccola indicazione. Innanzitutto con i filati potete utilizzare le codonne proprio come ha fatto Manola, ma anche il Chuck, il bravissimo, oppure ovviamente l'Iggy. E voglio rispondere a tal proposito proprio ad una domanda che spesso ci ponete, vale a dire: qual è il colore dell'Iggy che più si avvicina al tono della pelle? È questo, l'Iggy Rosa Baby, quindi insomma adesso sicuramente potete averne un'idea un po' più chiara. Ovviamente sulla nostra sezione troverete tutti gli accessori utili per realizzare gli amigurumi, dagli occhietti come questi, con le ciglia, senza ciglia, mobili, fissi da applicare con la colla a caldo oppure adesivi, o ancora questi in vetro da cucire, nasini ne abbiamo altrettanto, lisci o buccerellati ovviamente da applicare in tutta sicurezza perché è fondamentale come aspetto e Tessinand ci tiene particolarmente. Ma analizziamo adesso più nel dettaglio l'imbottitura degli amigurumi, ma ovviamente quando parliamo di imbottitura parliamo anche di imbottitura per quanto riguarda i cuscini. La prima che vogliamo analizzare è ovviamente questa, la classica e più famosa, quindi basta svuotare i cuscini, da oggi è possibile acquistare questa imbottitura bianca che è un prodotto italiano, è un prodotto certificato, perché ovviamente è importante ovviamente l'aspetto visivo e creativo, ma importante altrettanto se non di più la parte per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene. Quindi insomma ecco, con questa imbottitura bianca potrete addirittura realizzare delle creazioni, quindi degli amigurumi o anche dei cuscini e poterli lavare in lavatrice fino a 60 gradi, proprio perché appunto per richiamare il concetto di sicurezza che abbiamo già accennato prima. Sicurezza ma anche relax, e quindi a tal proposito vogliamo concentrarci su altri tipi di imbottitura e quindi proprio sulla creative therapy. Creative therapy, quindi terapia creativa in tutta naturalezza e sicurezza. Questo grazie agli articoli presenti nella nostra sezione appunto dedicata a questa creative therapy. Gli articoli presenti sono diversi, dai noccioli di ciliegio, ai trucioli di pino di cembro, alla pula di farro, ai semi di lino e anche profumatori come i fiori secchi di lavanda o anche gli oli essenziali di lavanda e di trucioli di pino di cembro. Sono tutti articoli che potete inserire singolarmente oppure insieme all'interno di un sacchettino, di un cuscino e che potete utilizzare sia caldi che freddi. Vi spiego come e perché.
inserendo questo sacchettino con uno appunto di questi articoli all'interno di un forno a microonde per circa 2-3 minuti, otterrete, diciamo, un'alternativa alla classica borsa dell'acqua calda. Quindi, ponendo poi questo cuscino su una parte dolorante, sicuramente noterete un notevole sollievo. Freddi invece ponendo questo sacchettino nel freezer per circa 15-20 minuti, una valida alternativa senz'altro proprio al ghiaccio e quindi da poter utilizzare magari in seguito ad una caduta oppure in caso di febbre o ancora su una puntura di zanzara o di qualsiasi altro insetto, davvero notevoli. Analizziamoli però nel dettaglio e partiamo proprio dagli amigurumi che abbiamo visto prima di Manola e quindi a dei pupazzetti destinati ai più piccoli. Se lasciate un'apertura sulla parte retro, diciamo sulla schiena di questo pupazzetto, potete realizzare un sacchettino. Noi vi consigliamo tra questi articoli i semi di vino, che sono senz'altro i più adatti perché piccoli e malleabili. Quindi realizzando un sacchettino, apponendo due lembi di tessuto cucite lungo il perimetro, lasciate un'apertura, inserite questi semi di lino, cucite poi la parte finale del sacchettino e lo riponete proprio grazie all'apertura che avete lasciato precedentemente all'interno della pancia, passatemi il termine, del pupazzetto. E poi potete richiudere cucendo oppure applicando una semplice plick. In questo modo darete un pupazzetto al bambino che senz'altro potrà aiutarlo a rilassarsi ma anche a stimolare la manualità proprio della mano. Se oltretutto volete dare un ulteriore senso di rilassamento e benefico e che in un certo senso possa anche stimolare il sonno, senz'altro aggiungere qualche fiore secco di lavanda o anche qualche goccia di olio essenziale potranno aiutare. Vediamo invece agli adulti, quindi realizzare cuscini per chi soffre di cervicale o di emicrania o chi ha bisogno di rilassarsi un po' di più. Ecco, i noccioli di ciliegio sono utili per realizzare soprattutto dei poggiatesta, soprattutto se riscaldati. Grazie alla camera d'aria presente all'interno dei noccioli di ciliegio, questo poggiatesta rimarrà caldo molto più a lungo, fino a 2-3 ore, quindi davvero notevole. Oppure, se realizzate dei cuscini con i trucidi di pino di cembro, possono aiutare o comunque dare delle proprietà benefiche soprattutto a chi soffre di cervicale, ma grazie allo stesso olio anche per chi soffre di emicrania. Ancora invece, come ultimo, diciamo, ma non meno importante, la cura di farro, che consigliamo da inserire soprattutto ai cuscini da utilizzare per la notte o comunque per riposarsi, in quanto danno quella sorta di effetto memory proprio perché si adattano perfettamente alla forma e ai movimenti della testa. Veniamo invece ai profumi, ho dato già qualche accenno prima, c'è un profumo quest'oggi che non avete idea. I fiori secchi di lavanda o anche qualche goccia di olio essenziale di lavanda possono essere utilizzati anche ad esempio per profumare la vostra casa. Solitamente i sacchettini di fiori di lavanda vengono utilizzati anche per essere inseriti ad esempio all'interno degli armadi e oltretutto io li consiglio anche per come diciamo repellente alle punture di insetti. Io infatti in questo periodo li utilizzo tantissimo proprio per allontanare le zanzare. Insomma, ecco, terapia creativa, quindi come stare meglio con un handmade del tutto naturale. Il terzo progetto che vedremo quest'oggi è di Antonietta Pergolese, che è colei che ha ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata. Lei si è rifatta ad un tutorial della Fata Tuttofare, che è la maglia Odette, ed è un progetto che ha realizzato per sua figlia. Infatti non ha saputo dirci esattamente quella che è la taglia, perché l'ha fatta proprio man mano misurandola direttamente su sua figlia. Però ci ha detto che ha utilizzato circa 6 gomitoli di ghi bianco, il tutto lavorato con un uncinetto 3,5.
Era la prima volta che realizzava una maglia, quindi esattamente come Barbara sono state bravissime nel realizzare i loro primi progetti. Ha utilizzato Liggy, che conoscete benissimo, e ci ha detto che si è trovata davvero molto bene in quanto un filato davvero morbido e scorrevole, infatti lo ha riacquistato e adesso ci ha detto che sta lavorando ad un altro progetto, questa volta con la fettuccia King, quindi stiamo a vedere. Abbiamo visto quest'oggi questi tre progetti, quindi mi raccomando, lavorate e pubblicate i vostri progetti anche voi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, e chissà che la prossima volta non siate proprio voi le sorteggiate per la prossima puntata. Quest'oggi nella sezione approfondimenti e novità vogliamo approfondire un articolo che già conoscete, che è il Baby K, e introdurvi le novità dal punto di vista delle colorazioni. Allora, il Baby K, come sapete, è un 60% merinos e 40% acrilico. Ha un rapporto qualità-prezzo davvero notevole. È un prodotto italiano in esclusiva per Tessiland, con delle fibre naturali davvero di qualità. È un prodotto con il quale potete realizzare dei capi d'abbigliamento anche per i più piccoli. Questo perché? Perché anche le componenti sintetiche che ne garantiranno la lunga durata sono di primissima qualità. E ne possiamo vedere in tante varianti di colore, ma Tessiland ha deciso di stupirci e di aggiungerne altre 4. Vale a dire marmotta, avio, senape e turchese. Dal Baby K ovviamente deriva anche un altro articolo, che è il Baby K Print. Prima però voglio che guardiate questo video. Come avete visto nel video, ci sono due new entry nella famiglia del Baby K Print e sono il Primula e il Geranio. Il Baby K Print si presenta in gomitoli da 50 grammi, ha una lunghezza delle sfumature che varia dai 5 ai 7 metri e con un effetto degradé. Le nuance possono, ecco, rimanere sempre le stesse, però magari il gomitolo che potete ricevere a casa potrebbe essere non perfettamente uguale alla foto che vedete dal sito. Questo non significa però che il gomitolo sia arrivato sbagliato, ma semplicemente che durante la gomitolatura sia stato, ecco, gomitolato in maniera diversa, però le nuance rimarranno sempre le stesse, l'effetto anche. Analizziamo adesso un po' più nel dettaglio la questione colori. Il Primula. Allora, come potete vedere, il Primula parte dalle nuance del panna per poi attraversare le nuance del verde salvia fino poi ad arrivare a quella del lilla e del senape. Davvero molto bello. Invece quest'altro, un po' più forte e più acceso, è il geranio. Quest'altro invece parte dalle nuance del grigio per poi attraversare quelle del lilla e a sfumare con quelle del rosa e del rosso. Che dire, due filati e due colori davvero bellissimi. Anche questa ottava puntata di Tessiland Condivision si conclude qui quest'oggi. Io vi ringrazio ovviamente per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci sui nostri social Facebook, quindi la nostra pagina Meglio di Maglia, sugli altri social Instagram, Pinterest e TikTok, e di commentare il video con richieste, suggerimenti, di contattarci anche al nostro servizio assistenza. Insomma, siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda inerente ai prodotti che avete visto oggi o ai tutorial o comunque agli articoli presenti sul nostro catalogo Tessiland. Ringraziamo ovviamente le tre protagoniste che quest'oggi ci hanno permesso di analizzare i loro progetti, e quindi io, accompagnata da questo meraviglioso profumo di lavanda, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!